saluto ai telespettatori di Antenna Sud e a quanti ci seguono sui nostri social e sui settimanali Lo Ionio e l'Adriatico. Il nostro tour in Puglia, nelle Camere di Commercio, oggi fa tappa a Foggia, ma non solo a Foggia, perché l'ospite di turno è Cosimo Damiano Gelsomino, presidente della Camera di Commercio di Foggia, nonché presidente di Union Camere di Puglia. Ben trovato, presidente. Grazie, ben trovato anche a lei. Chi è Cosimo Damiano Gelsomino? Ce lo racconta in questa breve scheda il collega Leo Spalluto. Credo nell'importanza delle radici e ritengo che il territorio nel quale si opera abbia un valore da far crescere e sviluppare. Sono le parole di Cosimo Damiano Gelsomino, un imprenditore per passione. Nato a Manfredonia nel luglio del 1959, coniugato con due figli, con i fratelli ha fatto crescere l'azienda di famiglia fino a farla diventare un solido gruppo diversificato con attività in tutta la provincia di Foggia. Commercio, turismo con aziende ricettive e la gestione del porto turistico di Manfredonia, energie rinnovabili sono i settori di interesse del gruppo. Eletto all'unanimità nel gennaio 2020 presidente della Camera di Commercio di Foggia e da maggio 2021 presidente di Union Camere Puglia, l'associazione che riunisce tutte le camere di commercio pugliesi. Dal 2012 è presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia, provincia di Foggia, e inoltre vicepresidente del Confidi Confcommercio Puglia. Ruoli e incarichi fondamentali in un momento cruciale di ripartenza per l'intera Puglia dopo il periodo del Covid, una fase storica in cui è tornato prepotentemente d'attualità il ruolo svolto dalle Camere di Commercio. Ecco, Presidente, il tema resta ancora attuale, quello della riforma delle Camere di Commercio e alcuni nodi da sciogliere in relazione alla questione degli accorpamenti. Indietro non si torna, ha detto nel nostro viaggio sulle Camere di Commercio il presidente nazionale di Union Camere che abbiamo avuto il piacere di ospitare nelle settimane scorse. Ecco, qual è in proposito il suo pensiero? Senza dubbio è innegabile che la riforma delle Camere di Commercio abbia creato delle difficoltà a livello, diciamo, principalmente per motivi di campanile. Però a questo punto io penso che non possiamo più rimanere fermi, ma dobbiamo assolutamente andare avanti e quindi pensare di superare questi spazi che sono creati nei territori. Quindi ritengo che la situazione vada assolutamente portata avanti e quindi vada concluso questa fase, perché è importante che si concluda e dopo al limite si possa riparlare un pochettino di ritornare su alcuni punti che non sono assolutamente magari consoni ad alcuni territori. Questo è il mio principio, cioè senz'altro non è stata una riforma che ha accontentato tutti, d'altronde sono un po' tutte le riforme così, ma bisogna superarle, bisogna ultimare questi accorpamenti e andare avanti, insomma. Specialmente in questo particolare momento che abbiamo bisogno di non rimanere nello stallo. Questo è il mio pensiero. Ecco, Presidente, il PNRR è un'occasione imperdibile per il Paese e anche per la Puglia, non crede? Certo, sicuramente il PNRR è il momento di svolta un po' per la Puglia, rappresenta non solo per la Puglia, ma per tutto il Mezzogiorno, e cercare di togliere quel divario che esiste tra nord e sud. Insomma, è un momento importante, della nostra della vita economica e imprenditoriale. E io penso che dobbiamo assolutamente dimostrare in questo momento una concretezza, cioè la concretezza di quelle che sono le azioni che dobbiamo affrontare, dobbiamo immediatamente mettere in campo, perché è importantissimo che tutto questo abbia un periodo molto breve, perché se non io uso sempre una metafora: o ti distingui o ti estingui. Abbiamo oggi, diciamo, la necessità di distinguerci, quindi questa è un'opportunità che non possiamo assolutamente lasciarci sfuggire.
Ecco, Presidente, una delle carte vincenti della Puglia, che è una regione sempre più attrattiva, è quella dell'esportazione, quindi della conquista di mercati, della internazionalizzazione, un argomento che sarà, diciamo, sempre più oggetto di attenzione da parte di Union Camere. Sì, Union Camere è, diciamo che la internazionalizzazione è la mission di Union Camere, perché internazionalizzare significa diciamo internazionale. Union Camere ha questa mission, ripeto, e con la Regione Puglia si stanno mettendo in campo tantissime situazioni per poter cercare sempre di più di internazionalizzare aziende pugliesi. Con il progetto che abbiamo in atto con Union Camere, il Bridge Economy, garantisce un po' a tutti i territori diciamo una serie di servizi alle imprese che vanno dall'informazione normative di tutti i paesi. Quindi questo è veramente diciamo la vera missione di Union Camere, quello di cercare di rendere fruibili tutte le imprese e internazionalizzarle, perché oggi il mondo non è più quello che ci guardiamo intorno ai nostri occhi, ma è quello che riusciamo a vedere oltre. La pandemia in questo momento ha fatto anche diciamo, ci ha dato una mano sotto questo aspetto, quindi ritengo che diciamo, è un'attività che vada assolutamente sostenuta e perseguita e diciamo deve diventare l'obiettivo principe dell'internazionalizzare. Quindi è normale che l'internazionalizzazione è un fenomeno che diciamo, per le piccole aziende rappresenta un costo abbastanza notevole, ma è qui che diciamo sia Union Camere con la Regione Puglia devono rendere tali queste imprese da poter, mediante alcuni, diciamo, alcune situazioni che possono assolutamente ridurre questi costi e rendere, appunto, internazionalizzare un po' tutte queste aziende. Ecco, nell'ambito del mercato in uscita, dell'export, un importante ruolo lo giocano i porti, il sistema aeroportuale pugliese, e di Manfredonia, che è un importante scalo anche. Quindi io credo che sia l'autorità adriatica che quella ionica giocano un grosso ruolo e stiano mettendo in campo progetti importanti. Beh, io penso che l'autorità adriatica, nella persona del professor Ugo Padoni Crispi, stia facendo un lavoro eccellente in tutta la qualità, diciamo, di competenza. Sta mettendo in atto veramente situazioni che servono diciamo, a far sì che la Puglia diventi veramente una regione di valore, sia da un punto di vista turistico, ma anche da un punto di vista, diciamo, di altri settori, di altri segmenti, sia quello crocieristico. Qualche settimana fa, proprio al porto di Manfredonia, insieme al presidente Ugo Padoni Crispi, sono stati sperimentati dei voli con gli idrovolanti. Quindi è un'altra attività turistica ricettiva, un po' di livello, un po' più alto, però che alla Puglia senz'altro è un segmento che può svilupparsi e può creare quella differenza e quella distinzione che noi vogliamo. Ecco, si parla, Presidente, ormai di terza dose, di somministrazione della terza dose. Ecco, la pandemia, come avete gestito questa fase, diciamo, quella piena della pandemia, e ora la fase della post, ci si augura tutti, pandemia, diciamo, a sostegno. Diciamo che non siamo ancora usciti da questa fase, diciamo, siamo ad un buon punto perché penso che l'Italia abbia avuto diciamo, un comportamento alquanto diciamo, unico, e lo vediamo in questi giorni anche dei dati europei. Però abbiamo bisogno, cioè le Camere di Commercio hanno svolto un ruolo importantissimo,
Io penso che tra gli enti pubblici, ma posso dire con certezza che tra gli enti pubblici le camere di commercio sono state gli enti pubblici diciamo che hanno dato più impulso a quello che era il fenomeno della, diciamo, di questo getto che si è creato in questo momento. Quindi praticamente dobbiamo continuare su questa strada, con questa, diciamo, percorrendo queste strade importanti che sono la digitalizzazione, la internazionalizzazione, diciamo tutti questi percorsi sono che ormai non possiamo fare a meno e quindi devono diventare, trasformare questi percorsi in virtuosismi per i nostri territori. Innovazione, transizione ecologica e transizione digitale sono queste, diciamo, le direttrici entro le Queste quali ci si gioca il futuro. sono le direttive che insomma oggi le imprese devono perseguire, perché se non si perseguono queste direttive, questi obiettivi, sicuramente rimarremo indietro. Noi abbiamo bisogno di guardare avanti, abbiamo bisogno di innovarci, perché se ci innoviamo, senz'altro le nostre imprese hanno quel gap in più rispetto a qualche altro paese, perché insomma è innegabile dire che l'Italia ha una forma di innovazione senza dubbio maggiore ad altri paesi. Quindi dobbiamo far prevalere questo Made in Italy, dobbiamo far prevalere questa nostra diciamo, voglia e capacità di essere estrosi, di inventare sempre cose nuove. Insomma, questa è una caratteristica nostra e quindi che gli altri non ci possono copiare. Insomma. E quindi dobbiamo farla prevalere in questo momento particolare, perché ce lo chiede il mondo e ce lo chiede il nostro paese. Ecco, Presidente, vanno incoraggiate le nuove iniziative imprenditoriali, le start-up. Quali incentivi sono stati messi in campo e saranno messi in campo? Guardi, io le posso dire che come Camera di Foggia abbiamo messo a disposizione noi per le imprese in questo momento particolare 1,5 milioni di euro più altri 700 mila euro proprio per questi nuovi appuntamenti che sarebbero, ripeto, i punti di impresa digitale, sul turismo, sulla crisi impresa, sulla internazionalizzazione. Quindi in questo posso dire che la Regione Puglia è stata un artefice, diciamo, ideale, perché la Regione Puglia, insomma, a livello regionale ha dato una grossa mano per quanto riguarda, diciamo, quando riguarda i ristori e quindi riguarda, diciamo, incentivi alle imprese. Quindi, anche a questo non ha fatto mancare le start-up, perché le start-up è un elemento importantissimo, sono tutti questi lavori innovativi, che è la nuova forma di impresa. Quindi noi dobbiamo assolutamente sostenerli e dobbiamo assolutamente aiutarli a farli crescere e a far sì che il numero delle imprese cresca sempre di più. Ecco, un altro dato che le volevo dare. Che la Puglia proprio in questo momento particolare, diciamo, di pandemia è stata, diciamo, una delle regioni più virtuose. È stata al contrario delle altre, praticamente c'è stato un incremento di iscrizione di imprese, quindi praticamente di questo possiamo esserne, diciamo, contenti e grati al nostro territorio. Ecco, Presidente, l'industria pesante resta sicuramente un caposaldo, ma va resa sempre più ecosostenibile, ecocompatibile. Parallelamente deve crescere, sta crescendo un'economia alternativa. Il turismo, per esempio, è una carta importante, la Puglia, insomma, ha registrato un sold out sostanzialmente, poi parliamo della filiera agroalimentare e non solo, diciamo. Diciamo, sono carte importanti per lo sviluppo della regione. Ma io le dico che da quando mi sono insediato in questo mondo tra associazioni di categorie e camere di commercio, ho sempre sostenuto
i due asset più importanti della nostra regione sono il turismo e l'agroalimentare. In particolar modo nella provincia di Foggia noi abbiamo un agroalimentare che non è stato, a mio parere, sviluppato come doveva essere, perché abbiamo una potenzialità enorme. Quindi l'agroalimentare e il turismo rappresentano i capisaldi di questa regione. Quest'anno il turismo senz'altro è stato un volano importantissimo, ha fatto sì che tantissime aziende venissero fuori da questa pandemia e siamo stati, perché io ne parlo personalmente, essendo anche io un operatore del settore del turismo, posso dire che è stato un anno ideale sotto tanti aspetti. Quindi, bisogna adesso consolidare, rafforzare e prospettare ed essere prospettici per il futuro. Perché ripeto, è un settore che può dare grandi soddisfazioni e grande occupazione alla nostra regione, ha questa potenzialità. Presidente, in questi giorni la Puglia ha registrato appuntamenti importantissimi. Una serie di ministri sono venuti in Puglia, è venuto in Puglia il presidente Mattarella a inaugurare l'anno accademico all'Università di Foggia, il presidente Draghi, il presidente del Consiglio dei Ministri a Bari. Nel frattempo si è svolta la settimana sociale a Taranto. Ecco, sia Papa Francesco che l'Arcivescovo Monsignor Filippo Santoro, che il Presidente Mattarella e il Presidente Draghi hanno, come dire, tenuto un filo conduttore, quello dei giovani. I giovani sono la speranza e noi non dobbiamo tradirli, dobbiamo accompagnarli in una Puglia ricca che non deve registrare emigrazioni, al contrario, deve registrare degli ingressi. Quindi, diciamo, quello dei giovani è un capitolo importantissimo, non crede? Assolutamente sì, guardi, io sono stato all'inaugurazione all'anno accademico e quindi praticamente ho apprezzato tantissimo le parole del nostro presidente Mattarella, dove veramente faceva leva sui giovani. Questo è un obiettivo che tutti noi ci dobbiamo sempre porre e tenere in evidenza, perché i giovani rappresentano il nostro futuro, rappresentano il nostro domani, rappresentano la nostra forza. Insomma, i giovani dobbiamo dare massima attenzione. Anche ieri c'è stato il presidente Draghi che ha sottolineato l'importanza di questo, cioè dei giovani e del futuro che dobbiamo, ma questo è un impegno che dobbiamo prendere anche noi che siamo persone un po' più adulte, cioè dobbiamo cercare di non far andare via questi giovani. L'altro giorno all'inaugurazione dell'anno accademico mi ha fatto piacere ascoltare che l'Università di Foggia ha dei numeri abbastanza confortanti, sia come numero di iscritti, sia come numero di corsi che hanno attivato. Quindi questo ci fa ben sperare e ci fa veramente guardare con un occhio diverso al futuro. Però, ripeto, senza dubbio, bisogna rafforzare, bisogna intensificare, diciamo, alcune specialità. Ieri il presidente Draghi è andato proprio all'Istituto Cucco Virgo, un ITS eccellenza pugliese, quindi di queste ne dobbiamo fare anche altre in modo tale da dare molta più professionalità, perché abbiamo purtroppo diciamo, pochi istituti che danno ai giovani questa professionalità. Quindi dobbiamo andare questa strada, insomma, questa è la strada maestra che ci può consentire che i nostri giovani restino al sud e restino nella nostra terra, Sì, nella quindi terra dove li ha visti nascere, insomma. l'istruzione e la scuola sono importantissimi. Ecco, io resterei incapitanata a proposito di Sì. istruzione. Ecco, la capitanata che sta vivendo un momento particolare, lo Stato sta mettendo in campo tutto quello che c'è da mettere in campo per il ripristino della legalità. Quindi, tornando all'Università di Foggia, è stato bello ascoltare questa frase: le penne al posto delle pistole e delle armi. Ecco, la cultura della legalità è importantissima perché
come dire, favorisce lo sviluppo economico. Ma quello senz'altro è la parola principe, la parola chiave dello sviluppo di un territorio, è stare nella legalità. La legalità è la priorità assoluta che ci vuole in un territorio perché questo territorio diventi virtuoso e perché questo territorio cresca. Noi cerchiamo di essere, diciamo, da un po' di tempo a questa parte abbiamo costituito tantissimi organismi all'interno della nostra capitanata. Io nel mio primo insediamento in Camera di Commercio abbiamo deliberato che ci costituiamo parte civile in ogni processo contro gli imprenditori, quindi sta crescendo sempre di più questa cultura della legalità, insomma, perché ripeto è l'indice, il principio principe che deve esistere in un territorio. Se non esiste legalità non può esistere impresa, non può esistere economia, non può esistere quello. Quindi noi ci batteremo sempre a fianco delle forze dell'ordine, ci batteremo sempre a fianco delle istituzioni dello Stato affinché diciamo ci sia la massima legalità, perché se non c'è legalità è questo. Ecco Presidente, sta per concludersi quest'anno, quali programmi intendete svolgere nel prossimo anno? Noi diciamo nel prossimo anno guardiamo con molta attenzione, ripeto, il PNRR, che può essere un grande volano, un grande motivo di sviluppo, specialmente per il Sud. La cosa che insomma mi auguro, ecco, questo me lo auguro come imprenditore, come presidente di Camera di Commercio, diciamo, è un obiettivo che si è posto anche il presidente Draghi, è quello di cercare di eliminare il ministero della comunicazione, perché da noi in Italia esiste questo ministero che in tanti ci hanno tentato di volerlo debellare, però insomma non è pure che siamo attivi, perché se non riusciamo a sconfiggere questa, diciamo, questa burocrazia, questo aumento di debito, non riusciremo sicuramente a cogliere in pieno quello che sono i programmi del PNRR. E dobbiamo assolutamente, ripeto, essere diciamo pronti a tutto quello che sta avvenendo, perché se non saremo pronti, insomma, sarà un'occasione, non penso che ne avremo qualche altra occasione come questa. Ecco, diciamo, la riforma della pubblica amministrazione e della giustizia devono registrare un'accelerata, perché consentiranno alle aziende di poter operare in maniera più agevole, e quindi diciamo questo è un problema che sicuramente voi continuate a rimarcare. Ci sarebbero sicuramente tantissime imprese dall'estero che possono essere interessate, sono interessate ad investire, però lei sa benissimo che tutta questa complicazione, tutta questa burocrazia frena degli investimenti anche, diciamo, di gente di fuori. Quindi dobbiamo cercare di snellire al massimo. Io spero che con questa riforma della pubblica amministrazione, insomma, parte di questi fardelli vengano eliminati e quindi si crei, insomma, questo virtuosismo per crescere e per far sì che l'obiettivo principe, che è quello dei giovani, insomma, di farle rimanere nella nostra terra, rimane il nostro obiettivo, insomma. Allora Presidente, un ultimo flash da Presidente di Union Camere Puglia su questa regione e diciamo sia in Capitanata, in terra di Bari, nel Salento e nello Ionio. Una sua fotografia finale per la Puglia. Guardi, io sono innamoratissimo della mia Puglia. Io penso che noi abbiamo una terra bellissima, virtuosissima, è piena di talenti. Io ripeto, penso che la Puglia può essere, non può essere, è il nord del sud, quindi praticamente e possiamo essere anche noi da traino per tutte le regioni diciamo meridionali. Quindi dobbiamo metterci insieme, dobbiamo capire che metterci insieme non è mai una minaccia,
ma è sempre un'opportunità. Quindi mettersi insieme deve diventare una grandissima opportunità per la Puglia e per tutto il Sud. Una iniezione di saggezza, di fiducia, di ottimismo. Noi con questa, diciamo, fotografia positiva ringraziamo i telespettatori di Antenna Sud e quanti ci seguono sui nostri social e sui settimanali Lo Ionio e l'Adriatico, e in particolare ringraziamo il presidente di Union Camere Puglia e presidente della Camera di Commercio di Foggia, Cosimo Damiano Gelsomino. Grazie, presidente. Grazie a lei, grazie a lei, grazie a lei.